si occupa di promuovere innanzitutto le immatricolazioni, quindi con attività di orientamento già nella scuola secondaria di secondo grado, per le classi quinte, ma anche per ragazzi più giovani, puntando soprattutto a favorire quello che è il cosiddetto equilibrio di genere, proprio perché nelle scienze dure tendono a mancare ancora le ragazze. Le attività del PLS Chimica comprendono anche delle attività di formazione rivolte specificamente ai docenti della scuola secondaria che hanno come oggetto la disciplina chimica. Moltissimi laboratori vengono proposti, non solo con l'intento di motivare, coinvolgere ed orientare gli studenti degli ultimi anni della scuola secondaria di secondo grado, ma lo si fa anche con lo scopo di motivarli già fin dalla scuola secondaria di primo grado. Buongiorno, mi chiamo Piero Uliengo, insegno all'Università degli Studi di Torino. Apro questo breve video con la campana tibetana, che è sempre di buon auspicio, per raccontare un po' la mia esperienza sul progetto PLS. E il tutto si è svolto con quattro interventi in quattro diversi istituti superiori. Il tema era molto affascinante, l'origine della vita. Questo problema affrontato attraverso lo snodo della chimica. Qual è il ruolo della chimica? Nell'ambito del piano laurea scientifiche mi sono occupata di alcune attività che riguardano i ragazzi sia delle scuole elementari che delle scuole medie che delle scuole superiori. In particolare laboratori in cui si spiegano alcuni fenomeni chimici e fisici e nel dettaglio vorrei parlare dell'attività che si chiama Magia della Chimica. Abbiamo proprio presentato gli esperimenti come in una lotta tra magia e scienza. E facciamo vedere una trasformazione chimica data da un indicatore. Diventa trasparente quando l'ambiente è acido e diventa poi nuovamente colorata quando l'ambiente è basico. E questo equilibrio può essere cambiato tante volte a piacere e ogni volta per i ragazzi che assistono è una sorpresa. Le attività che vengono proposte sono tutte all'interno di quella metodologia che noi chiamiamo didattica laboratoriale, dove per didattica laboratoriale non si intende naturalmente solo la didattica svolta in un laboratorio creato ad hoc, ma si fa riferimento a quella forma mentis che si dovrebbe avere nella progettazione delle attività in cui studenti e studentesse dovrebbero trovare la propria collocazione fin dall'inizio, proprio per abituarli a problematizzare e a progettare e anche a pensare secondo i canoni del metodo scientifico. Per il progetto Lauree Scientifiche io mi sono occupata della conferenza Materie Plastiche ieri, oggi e domani, che è una conferenza rivolta agli studenti e ai docenti delle scuole secondarie. È una conferenza che tratta appunto di materie plastiche e di come le materie plastiche sono entrate a far parte della nostra vita di tutti i giorni e in tempi recenti sono entrate a far parte anche dei problemi per la nostra vita di tutti i giorni, e quindi di come le materie plastiche si trasformano in un rifiuto a fine vita. Mi sono occupata anche dell'attività cosiddetta di stage di avvicinamento all'università, in cui dei gruppi piccoli di studenti delle scuole superiori sono venuti a lavorare per qualche settimana presso i nostri laboratori, affiancando dottorandi borsisti o assegnisti nei loro progetti di ricerca, e quindi hanno vissuto per un paio di settimane quello che è l'avanzamento di un progetto di ricerca in un laboratorio chimico. Fin da quando ero studente ho sempre creduto molto nella divulgazione, nella condivisione dei temi, diciamo, scientifici che più mi appassionavano e che poi ho portato avanti nella ricerca anche con le persone che non sono strettamente addetti ai lavori, e tra queste categorie ci sono sicuramente quelli degli studenti. Il progetto PLS mi ha permesso di condividere i nostri temi di ricerca non solo con
con gli studenti, ma anche con i loro docenti, anche di diverse discipline. E ho ritrovato, come anche si è visto nei commenti, nei feedback che abbiamo ricevuto, molto interesse e molta passione. Il fatto di poter avvicinare la nostra scienza a tematiche che sono estremamente attuali, come ad esempio quelle delle microplastiche di cui noi ci occupiamo, è fondamentale, secondo me, per aiutare le persone a soddisfare la loro curiosità e ad essere quindi in grado di fare poi delle scelte un giorno consapevoli e dettate da conoscenza e consapevolezza. Quando ho intrapreso gli studi del liceo non c'erano questi collegamenti diretti tra il mondo della ricerca e il mondo della scuola, tuttavia attraverso il PLS questo è stato possibile. Da giovane ricercatore quale sono, ho intrapreso appunto questo progetto del PLS che mi ha permesso di poter spiegare al mondo della scuola, in particolare della scuola secondaria e dei docenti, la mia esperienza nello studio sulle microplastiche e quindi dare la possibilità agli studenti delle future generazioni di intraprendere l'inizio e di riuscire a capire quale possa essere lo sviluppo della loro carriera. Con il piano lauree scientifiche abbiamo trasmesso le nostre conoscenze e soprattutto la nostra passione agli studenti delle scuole superiori trattando delle tematiche che noi qui in Accademia studiamo quotidianamente. In particolare abbiamo trattato con gli studenti la tematica del recupero, della valorizzazione del rifiuto urbano, una tematica di grande interesse e attualità in questo periodo. Soprattutto penso che il messaggio che abbiamo voluto passare, cioè quello di acquisire conoscenze e competenze, di modo che si possa sviluppare un pensiero critico, sia stato sicuramente raggiunto affinché i ragazzi possano usare queste competenze a servizio della chimica dell'ambiente e in ultima analisi per il benessere dell'individuo. Buongiorno, mi chiamo Marta Corno e sono una ricercatrice al Dipartimento di Chimica dell'Università di Torino. E quest'anno per la prima volta ho avuto un'esperienza nel progetto lauree scientifiche, quindi l'orientamento per gli studenti delle superiori. Si è trattato di fare delle lezioni sotto forma di webinar in alcuni licei e istituti superiori. È stata un'esperienza molto particolare perché io ho deciso di parlare di un aspetto della chimica che veramente in pochi conoscono, la chimica al computer. In effetti la scienza si fa oggi più che mai al computer, le previsioni del tempo, moltissimi altri calcoli derivano da effettivamente l'uso di un semplice computer. E ho pensato che questa esperienza potesse far capire agli studenti che anche alcune scelte come quella di seguire un corso di studi in chimica possano poi portare a degli ambiti inattesi, per esempio appunto il chimico computazionale. Il piano lauree scientifiche si pone lo scopo di promuovere attività di formazione in corso d'opera, sia per gli studenti sia per i tutor degli studenti, che sono studenti essi stessi, già con esperienza, che si mettono a disposizione dei loro compagni di età più giovane per poterli orientare ulteriormente ed aiutarli lungo il percorso di studi. Io sono uno studente del corso di laurea magistrale in chimica presso il Dipartimento di Torino. Da un paio di anni ho preso parte all'attività del PLS, in particolare occupandomi della gestione logistica del progetto, e l'ho fatto perché credo nella varietà della chimica, nella bellezza di questo suo aspetto, che il PLS è in grado di comunicare e di divulgare. Il piano lauree scientifiche si pone lo scopo di favorire l'orientamento corretto delle studentesse e degli studenti verso il miglior percorso che si possa in qualche modo avvicinare alle proprie necessità, alle proprie volontà di diventare adulti in un ambito scientifico che è quello vicino alle proprie spontanee attitudini.